Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Come vedete dalla foto, quest'oggi andremo a preparare un piatto di origine popolare, ma comunque sia facile e veloce da preparare, ha molto saporito e sicuramente farà la felicità dei vostri bambini se ne avete. Ma andiamo a vedere ora gli ingredienti. Gli ingredienti sono 400 g di carne di manzo macinata, 4 fette di pane bianco, quello senza bordo, 2 uova, 80 g di parmigiano reggiano già grattugiato, 50 ml di latte, 50 ml di passata di pomodoro, sale, pepe, prezzemolo ed uno scalogno. Ma ora partiamo con la nostra preparazione. Andiamo a prendere le nostre fette di pan carré, di pane bianco, e le andremo a tagliare a cubetti più piccoli possibili con il nostro coltello. Dopodiché le metteremo in una terrina e andremo a sbriciolarli ulteriormente con le nostre mani. Cercheremo di sbriciolarli il più possibile. Dopodiché aggiungiamo i 50 ml di latte e andiamo ad amalgamarli per bene finché non diventa un composto abbastanza omogeneo. A questo punto prendiamo le due nostre uova, le mettiamo in un piatto, saliamo e pepiamo e andiamo a sbatterle. Ora prendiamo il nostro ciuffo di prezzemolo e lo sminuzziamo il più piccolo possibile con il nostro coltello. Ora non ci resta altro che unire tutti i nostri componenti. Quindi nella terrina dove abbiamo il pane con il latte andiamo ad aggiungere la carne, le uova, il formaggio, il prezzemolo tritato ed eventualmente regoliamo ancora di pepe. A questo punto non ci resta altro che mescolare energicamente con le nostre mani in maniera tale da ottenere il composto il più omogeneo possibile. Una valida alternativa può essere anche utilizzare per mescolare un robot da cucina. Particolare molto importante è che una volta mescolato il tutto lasceremo riposare il composto per almeno 30 minuti. Dopodiché riandremo a dare una mescolata. Questo fa sì che il composto si amalgami meglio ed avremo un risultato, quindi delle polpette, più diciamo compatte, quindi non tenderanno ad aprirsi durante la cottura. Ed ora passiamo a preparare le nostre polpette. Quindi prendiamo un quantitativo di carne per fare delle polpette che sono più o meno la dimensione di una noce e le lavoriamo con le nostre mani. Insistiamo nella lavorazione in maniera tale da far sì che la polpetta sia più soda e quindi durante la cottura nel sugo non si dissipi. Quindi insistiamo un po' nella lavorazione con le mani. Una volta pronte le nostre polpette, adagiate su un piatto o su una teglia, le lasciate riposare per almeno 15 minuti. Poi d'altro canto passiamo a preparare il sugo, quindi prendiamo una padella o una terrina, comunque sia, fonda, mettiamo un filo di olio d'oliva sul fondo, la mettiamo sul fuoco di dimensioni medio-grandi ma comunque al minimo e mettiamo a soffriggere, ad appassire il nostro scalogno tritato. Quindi il nostro scalogno soffriggerà in maniera molto lenta perché con un fuoco molto basso ci metterà un po', quindi tenderà a sciogliersi ma non a cambiare colore. Importantissimo, non fategli cambiare colore, perché se vedete che cambia colore dovete iniziare da capo, perché questo fa sì che vi alteri il gusto del piatto finale. A questo punto non ci resta altro, una volta che il nostro scalogno è ben appassito e sta friggendo, mettiamo il nostro pomodoro. Regoliamo di sale e lasciamo andare fino a che non inizia a bollire. Come il nostro sugo inizia a bollire, andremo ad aggiungere le nostre polpette, facendo ben attenzione che siano il più possibile coperte dal sugo e che fra di loro rimanga un po' di spazio.
Il tempo di cottura, una volta messe, sono 20 minuti, sempre con la fiamma al minimo, in maniera tale da dare una cottura dolce. Quindi vedrete che, avendo una cottura dolce, non si apriranno. E le copriamo con il coperchio. In questo caso, sì, suggeriamo una cottura con il coperchio, in maniera da rendere la cottura più uniforme della nostra polpetta. Perché è fondamentale toccarle il meno possibile le polpette durante la cottura, quindi non le gireremo assolutamente. Trascorsi 20 minuti, togliamo il coperchio e le nostre polpette saranno pronte. A questo punto non ci resta che servirle e gustarcele. Vi consiglio di gustarle non calde calde, ma lasciatele raffreddare un attimo per apprezzare appieno il gusto della vostra polpetta. Vi ringraziamo per aver visto questo video, se vi è piaciuto cliccate mi piace e iscrivetevi al canale per vedere tante altre sfiziose ricette. Buon appetito da Max & Co.